qui a Pozzaglio il quinto Spiedo Vagabondo è stato davvero un successo, legato alla comicità, alla musica e anche soprattutto alla solidarietà qui con me, i grandissimi Nomadi. Grazie, ragazzi, grazie, ciao, è un piacere veramente parlare con voi. Allora, un evento solidale, so che i Nomadi sono sempre molto presenti e molto attivi da questo punto di vista. Massimo. Sai che dove c'è solidarietà il nostro pubblico c'è sempre, i nostri amici ci sono sempre e anche oggi hanno dimostrato che dove c'è voglia di stare insieme, soprattutto dopo questi anni brutti di pandemia, la voglia di stare insieme e creare solidarietà fa parte e dentro alla come posso dire, alla storia dei Nomadi, ecco. Assolutamente sì. Una cosa che mi hanno detto e mi ha detto Pier Giorgio, questa cosa è da ricordare. Iuri, sono 5 anni a marzo. Sì, il 4 marzo. Il 4 marzo, 5 anni. Sei entrato ufficialmente in questa bellissima squadra. Esatto, esatto. Sì, è stato bellissimo, sono passati già 5, sono volati. Anche perché due praticamente sono stati annullati, li abbiamo persi, però credo che recupereremo il tempo perso e grazie a questa bellissima giornata, a questa bella gente che ci è venuta a trovare, perché come diceva Massimo è davvero importante stare insieme adesso più che mai e quindi è bello, 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 speriamo bene. Molto bello. E ricordiamo che il devoluto sarà donato, il ricavato sarà donato all'associazione Crescerai. Fondatore Beppe Carletti, quindi mi sposto qui. No, io sono uno dei fondatori. È un'associazione nata così, ma non ha dei fini per costruire chissà che, però abbiamo iniziato con delle cose belle, delle scuole in Madagascar e speriamo che prima o poi si possa ricominciare. Ma l'associazione esiste perché esiste il pubblico così che contribuisce alle nostre iniziative, quindi grazie a tutti loro e grazie anche a te che ci permetti di pubblicizzare queste cose. Grazie a voi, è molto importante, quindi ricordiamo di donare a questa associazione Crescerai che fa veramente tante azioni umanitarie. Il tour 2022 partirà, non è ancora partito, giusto? Partirà a breve e vi vedremo in tutti i teatri più belli d'Italia. Più o meno sì, non proprio tutti perché partiamo più o meno sono solo i più belli. I più belli per i più belli. No, perché c'è il parto della musica di Milano, questi due non li batteranno. Esatto, abbiamo sette date nei principali teatri di diverse città, appunto abbiamo Roma, abbiamo Milano, abbiamo Bergamo, abbiamo Firenze, abbiamo Bologna e poi dopo le date precise non le so che partiamo il 5 marzo, poi abbiamo Torino, esatto, e speriamo veramente di ripartire alla grande perché crediamo di meritarcelo e perché noi siamo persone abituate a stare su un palco e a dare soddisfazione a tanta gente che ci vuole bene. Grazie mille, grazie davvero di cuore ai Nomadi, grazie davvero di cuore e in bocca al lupo per questo tour 2022. Sì, ma ricordi che noi è la prima volta che siamo stati sul palco con te. Ah, grazie, è vero, ricordiamo. Grazie mille, grazie all'organizzazione. Pierluigi, vieni a fare un saluto con noi. Grazie all'organizzazione, Pierluigi ha fatto veramente tantissimo. Una grande persona, un grande uomo. Grazie a voi, grazie. Prima di tutto a loro e volevo ringraziare anche il mio amico Gino che è quello che ha voluto tutto questo e che mi ha coinvolto in tutto questo meccanismo però sembra che non sia l'ultimo, vero? Questo forse è l'inizio di una lunga serie. L'inizio, vero? Loro ormai sono di casa, ormai sono no. Quindi è l'inizio di un bel viaggio, possiamo dire così. Oggi grazie. È il nostro tour, oggi iniziato, il nostro tour con loro. Il nostro tour, vero? E continuerà all'infinito, grazie mille a voi. E grazie mille ai Nomadi, grazie. Un saluto agli amici di Radio Bruno. E dovevo soltanto una sfera di fuoco. Yeah.
Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno, scusate. Auguri di buon compleanno a Riccardo con amore da Nadia e amici. Auguri! Auguri! Dov'è? Dov'è Riccardo? Quindi c'è? Ciao Riccardo, auguroni! Buon compleanno! Quanti sono? 87, quanti sono? Sono 59, domani vai in pensione. Ah, è vero, vai in pensione. Me lo ricordo bene, perché appena mi ho visto oggi ho detto, c'ho 59 anni e domani vai in pensione. Ecco. Bravo! Grazie. Dobbiamo fare? Yeah.
fare qui? Che cosa, che è almeno te? Abbiamo detto anche di dedicarla a Carlo, perché sta passando un momento. Abbiamo perso quello piccolo. Abbiamo perso quello piccolo. Yeah.
Thank you.
Possiamo fare un pugno di sabbia, lo sapete? Lo sai, Beppe? Beppe, tu adesso resti seduto lì fino a domattina. Ricordo, non so se hai, però... è abbastanza che batti la testa, anche se... No, perché dopo Beppe potresti tornare come una volta. Allora, dobbiamo chiamare Francesca, vieni a cantare una canzone, siamo noi. Ma io non canto, eh. Io non canto. Tu devi consegnare, questo è per... Allora, non farlo alzare, però, perché... No, allora, sono qui innanzitutto per... per offrire a nome di Astra Drink and Food, Astra società sportiva e con il patrocinio del comune di Pozzaglio questa targa a Beppe Carletti in omaggio. Thank you.
grazie. Grazie Stefano, complimenti ragazzi. Sempre, solo! Non mi dico questo, Vagabondo quest'anno compie 50 anni. Sono pochi! Pochi ma buoni!